in un eremo che non ci siamo mai stati in vita nostra. Oggi questo video è arte con Dani, presente. Ciao ragazzi. Ecco, la presenza straordinaria di Dani. Dani che ha chiesto l'autorizzazione direttamente a Andrea al Garbini, fondatore di Risparmio Virtuoso HE Arte, cooperativa EART. E Andrea ha detto: il pianeta è di tutti, vai. Gli ha detto. Mitico Andrea. Il mitico Andrea che salutiamo di cuore. Ciao Andrea. E oggi dobbiamo portare a compimento un obiettivo che ci ha dato Andrea più di un anno fa, l'eremo del Beato Giolo, la grotta del Beato Giolo a Forfi. Quindi più di un anno fa ci ha mandato un link che descriveva questo eremo. Posto. E noi perché abbiamo mancato da Venice? Non si poteva fare fuori regione, non ci si poteva andare, qui stiamo in Umbria, ai confini con le Marche. Ho capito, però fra qualche giorno mi pare che mettene una trotta le zone colorate. Allora apposta ci siamo venuti oggi. Mettene Arlecchino, dopo chiuderanno tutto questi delinquenti. Che ci comandano. Quindi oggi siamo qui sotto Sellano. Ecco, a Forfi. A termine, a Forfi. Forfi, Sellano. Allora, qui noi siamo venuti fino a qui con la macchina perché la strada è buona, percorribile, se no mi preventivato di fare 2 chilometri a piedi per arrivare qui. E ci vuole circa mezz'ora? No, un'ora. Ah, un'ora? Un'ora, sì. Invece no, la strada è percorribile, con le auto siamo arrivati fino a qui con la macchina perché oramai noi c'è una certa età. Meno camminiamo, meglio è. Invece Dani è giovane, poteva camminare quanti gli pare. Sì. Resisteva. Fa 10 chilometri. Ecco. Invece noi non resistiamo più, siamo vecchi. Poi da fuori fa 40 gradi all'ombra oggi. Oggi c'è l'allerta arancione per il caldo. Quindi, qui nelle Marche. Quindi meglio così oggi è andata, meglio. La siccità c'è se magna. Il clima tropicale. Esatto, l'Italia è diventata il deserto del Sahara. Adesso iniziamo con la chiesa. Ah là, c'è un tempio. Una vecchia chiesa diroccata, tetto crollato. Dove un tempo qui, de tre case, veniva il curato per le anime. Dove una volta se lo dava il creatore. Esatto. Adesso niente più. Zero. Col terremoto tutto finito oramai. Ma anche prima del terremoto qui ormai era finito. Era tutto finito. Quant'è che il curato non c'è più? Dagli anni 80? Sì. 40 anni. Ma qui non c'è stato mai il curato. Ah, però veniva a fare però la messa. Però veniva a fare la messa qui. Andiamo a vedere, dai. Chi è che diceva la meshta? La meshta, no? Santì. È uno dell'Ureto, no? In dialetto loretano, la mesta. Oppure dolimesto. Però la mesta. Sì. Però è il sacrificio perpetuo del Padre Eterno che si ripete in ogni santa messa. Quindi oggi devo ringraziare prima di tutti Andrea Garbini che ci ha detto di venire in questo posto e grazie a lui siamo qui. Esatto. Grazie Andrea Garbini. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Che noi non sappiamo quello che ci aspetta, anche se sappiamo che c'è un eremo. Sì, una grotta, su questo monte qua. Una grotta, un eremo, una grotta. Però qui c'è sto tempio che adesso andiamo a vedere come prima cosa, come primo obiettivo. Allora andiamo, dai. Andiamo. Con Dani oggi. Ciao ragazzi. Ecco. Seguite e Dani dà l'autorizzazione della pubblicazione del suo volto sul canale EART. Seguite EART, HEART Garbini. Esatto. Andiamo un po' a vedere. La croce di ferro lì intorno di trave, va? Andiamo. Andiamo a vedere. Anni 50. Tutto aperto. Che antichità. Che sfascio. Tutto rotto, guarda, vedi? E l'intonaco lì azzurro, segno dell'acqua. Era simboleggiava l'acqua. Guarda l'umidità perché una volta pioveva sempre. Senti che fresco qua. Questa se continuava a nevicare e piove fino a 20 anni, cioè fino a 20 anni fa ha piovuto e nevicato, dopo non ha fatto più niente. Per questo si è mantenuta, sennò la storia era cascata su tutto. Sì. Ora vero? C'è un volto qua, è Gesù. Non so. Sì, amen. Gesù, sì. Lì dove mettevano il corpo di Gesù. Sì. Sacramentato. Una chiesa allo sfascio. Le panche. Era quella volta. Si vede che vecchie stravecchie. La croce artigianale stile marmo. Esatto. Adesso niente, iniziamo la nostra missione. Sì, verso la grotta. La gloria è chiusa. Sì. Per venire su l'emo sfrigiata come al solito perché tanto c'è le piante. Ancora regge sta macchina, L'ho aggiustata a 500 euro di danno. È un miracolo. Guarda però. Tutta sfrigiata, vedi? Un macello proprio. Sì,
ora macchina. Perché l'erba non la taglia più nessuno per queste strade, capito? Chi la taglia più? Già è un miracolo che si può venire su. Per me è un miracolo già che si è potuto venire su. Guarda, c'hai i buzzichi anni 90. Sì, io. Oggi se uno mangiava qui non c'era problema dei buzzichi. Infatti, buttavi tutto lì. No, invece c'è sempre il problema dei buzzichi. Oggi che non c'è niente c'è il buzzichi. È vero. È vero, è vero. Oggi abbiamo mangiato il kebab per strada, a Camerino, pensa un po'. No, a Matelica, Grotta del Beato Giolo. La storia di Sellano tra le montagne dell'Appennino Umbro è intensamente legata alle vicende di un eremita. Chi è Skeletor? Guarda un po', pare Skeletor. Il Beato Giolo. Vai. Che nacque a Sellano intorno alla metà del XIII secolo da parenti rustici ma timorati di Dio, che riportano come riportano le testimonianze agiografiche che narrano della vita dell'eremita. Sappiamo molto poco della sua vita. Un racconto agiografico vuole che un giorno ricevette in carità della brace ardente che avrebbe trasportato nella tonaca senza bruciarsi. Alla sua morte, annunciata da eventi miracolosi, sarebbe sorta una contesa tra gli abitanti dei centri vicini per raccoglierne le spoglie. Una fitta nebbia avrebbe avvolto la zona, permettendo ai soli sellanesi di trovare la grotta e recuperare il corpo. La sua fama di santità si diffuse insieme alla notizia delle grazie ottenute attraverso la sua intercessione, cosicché il comune di Sellano chiese ed ottenne dal vescovo di Spoleto nel 1780 la possibilità di celebrarne la festa, estesa alla diocesi di Spoleto nel 1796. Ancora oggi la grotta, che si trova al confine tra il comune di Sellano e quello di Foligno, è meta di un intenso pellegrinaggio che raggiunse il suo culmine nel giorno della festa del Beato, la domenica successiva al 10 agosto, quando i fedeli si inerpicano attraverso il sentiero nel bosco per raggiungere l'anfratto dove egli visse, punto di incontro la vicina chiesetta semiabbandonata di San Lorenzo, quella che ho visto prima. All'inizio del sentiero scorre l'acqua di una sorgente che si ritiene prodigiosamente scaturita dalla roccia viva grazie alle preghiere del Beato. Ma dov'è? Quello quindi lì? C'è una sorgente, c'è! Vedi che ha bagnato un po' quella roccia lì. Dov'è? Questa qua sta... Ah sì! No, ma vedi, dai! Dopo se clicchi qua col cellulare... C'è tutta la storia, vedi? Ah sì? Sì. E certo, sempre se prende internet. Grotta Beato Giolo. No, ma vedi sta sorgente, va. Dopo 800 e passa anni sarà secca. È secca. È secca, davvero? Luca, è secca, oh. È secca, niente. Qui era. Sì. Una sorgente. Asciutta, arza! È tutto finito. Dopo 800 anni, manco i miracoli c'è più. Oh, niente. È finito tutto. È finito. Non c'è più niente. Porca miseria. Ecco del tutto. Non c'è Guarda più che niente. È brutta le faccende, eh? Sì, è la fine. È la fine. Ma qui c'è un altare, va? C'è facendo le messe del padre Severino. Oh, nemmeno la roccia dei santi c'è qui. Fare i fiori, oh, le secchi rinciniti. Questi anni 90. Gesù, manda la pioggia su di noi. La tua acqua che zampilla in eterno. È secco. Tutto secco. Tutto secco. Che desolazione. Dov'è? Che delusione. Dov'è il sentiero che hai messo? Di là. Mi sono illuminato quando hai letto che c'era la sorgente, invece è secca. Nessun cartello nel pannello. Qua? Sì. Proprio c'è l'abbandono più totale qua, Vero Luca? Sì. I posti che ci dice Andrea, tutti questi miei deserti. Sì. Abbandonati. Ma qua è stato soggetto pure del terremoto, quindi chi vuoi che c'è? Un tempo era luogo di pellegrinaggi. Sì. Meno quassù c'è niente. Ci deve essere per forza perché c'è. Vedi che c'è la recinzione. No, con l'acqua, non ci sarà l'acqua.
Vedi, è marcia la recinzione, guarda lì, oh. Sì. Luca va su di gran carriera. Comunque fai il sentiero, dai. Sì, sì. Siamo arrivati già, oh! Sì! Sì! Oh, 5 minuti davvero! Sì! Che panorama! Mamma mia, che veduta! Guarda gli alberi, Luca, qua! Grotta del Beato Giolo. Si apre, si può qua dentro? Sì? Sì, si apre il ferro. Guarda tu dove stava, dove campava sto santo. Il Beato Giolo. Guarda lì. Qui c'era una foto. Oh, non stavo a registrare. Stava verde. Non lo so che cavolo fa. E quant'è che non registrate? Non lo so. Allora, c'è stato un problema tecnico della videocamera. Mi segnava verde. Noi abbiamo registrato 20 minuti. Stiamo dentro la grotta del Beato Giolo. Giolo. E era scheletrito. Che è secca completamente. Guarda un po'. Qui una volta dentro c'era la sorgente. Era tutto poroso, tutta sorgente, tutta acqua era 800 anni fa. Non ci potevi stare, che veniva giù tutto. Sì, ma ste felci come fa a campare in miniatura? Ste felci in miniatura? Le felci campa quando c'è tanta acqua. Come fa a doppiare l'acqua in quella roccia? Non lo so, però c'è l'umidità, vedi? Le felci. Guarda, sto cielo verde, oh! Ce l'hanno messo qua. Ce l'hanno messo. Questo è l'obiettivo di oggi. Qui c'era una falda acquifera e qui c'era una vasca d'acqua, vedi? Ma che vedi l'acqua perché guarda il muscolo c'è. Guarda il muschio. Apposta c'è le mosche perché c'è l'umidità. Guarda, oh, le persone gli lasci i soldi, vedi? È euro oppure lire? Euro. Quanto vede? È euro, sì. Allora, qui buttava l'acqua, qui è carbonizzato, vedi? Ci hanno messo una candela qualcosa per notte. E chi scendeva all'acqua? C'è una tutti corona. I buchi, tutti i buchi, tutt'acqua. C'è una corona, cosa ci hai messo te quella lì, Matteo? Questa pare la mia. Questa pare la mia. Guarda, è bella, oh. Era già venuto, È bellissimo. Questa è di Maggiugorje, cos'è? No. Quella colorata, no? Vedi, è spettacolare, bellissima. Ce l'avevo io, sì. Ce l'avevo io, però ne basta due qui, dai. Sì. Questa qui la uso io. Ti può servire? Sì, sì. Cos'è? Guarda qua, oh, la pietra che dicevi tu, ma te. Porosa? Guarda, no, quella che mi dicevi stamattina. Porca miseria! Non è possibile! Che roba. Così trovato, non è che un bagarro. No, non credo. Una pietra di Bismara! Non ci posso credere! Come hai fatto a trovarla? L'è grossa! L'è grossa sa pietra! Ce l'ha messa qualcuno, questa, Luca, la pietra di Bismara, questa qui c'ha gli anni del pianeta Terra, dalla formazione. Ma come fa sta lì? Questa è stata trovata dentro una roccia gigantesca e si è formata sa pietra qui, tipo il diamante. Ce l'ha messa le persone questa qua. Dai, no? Non è possibile che si è formata lì dentro. Quella è una pietra di Bismara, Luca. È vetrificata. Sì, questa ha la conformazione dell'età proprio del pianeta Terra, come un diamante. Come? Guarda cosa si è accorto Dani, oh. Bravo Dani. Dani, questa la dovresti prendere tu. Ho i soldi lì dentro. Pure lì. Tu li visti i soldi a te? Guarda quando l'hanno buttato. È il soldo. Per cosa serve mettere i soldi qui dentro? Ma che la fa sanna pinzetta, cioè le prete per piano. Guarda, è a forma di cuore del risparmio virtuoso, guarda. Sì. Guarda che roba. Ogni volta c'è il cuore. C'è sempre il cuore del risparmio virtuoso. Volte, oh. Guarda, il cuore del risparmio virtuoso. Non ci si può credere. Il cuore del pianeta, vedi? Che pulsa. In una pietra di Bismara. Porca mia. Questa te la dovresti prendere perché è piena di cariche energetiche. La prendo? Sì, se la prendi la devi mettere vicino a te e ogni tanto, quando c'è la luna piena, gli devi buttare l'acqua, la devi sciacquare l'acqua, tanto l'acqua corrente, in un rubinetto e poi la devi mettere tutta la notte e di fronte al terrazzo che la luna piena gli va la luce. Beh, veramente? Te la carica. Penso è una carica energetica enorme questa qui, eh.
Pensa proprio a forma di cuore, guarda che roba. Guarda che è straordinario quello che hai trovato, eh. Porca miseria. E poi te l'ho fatta vedere proprio oggi. Vedi, niente capita per caso. Ha trovato la pietra di Bismarck e... È impossibile. Come hai fatto? È un segno, eh. È un segno, guarda, Andrea. Il pianeta... Un segno. T'ha ricambiato il pianeta, vedi? T'ha dato un segno. Porca miseria. Capito Luca, questo è un segno no, grosso. Tante volte adesso, no, sta cosa l'abbiamo vissuta noi, non loro in differita, però noi in diretta, non c'è segreto, io non ci credo. Come, invece però, è vero. Però l'hai vista? Sì. Mica ce l'abbiamo messa no prima del video, no, non è che siamo uno di voi. No, e poi quella del Matteo è diversa. La corona che c'è. È diversa, questa più scura, più antica pure, non so. A parte che l'età è sempre uguale. No, che è la prima volta in vita nostra che ci venimo. Questo è la forma del cuore del risparmio virtuoso, guarda, un po' più sporgente sulla, vedi? Guarda, guarda la, del lato tuo. Sì. E vedi? Poi è rosso, come quello del risparmio virtuoso. Sì. No, arancione. Arancione. Eccolo. Eccolo. Vedi che uguale è. La pietra di Bismarck. Porca miseria, non ci posso credere. Bisogna che lo dico al fratello amico Max, che non ci può credere. Guarda lì, oh. Guarda i punti dove veniva giù l'acqua, Luca. Guarda, vieni a vedere. Senti dentro quanto si sporge dentro qui. Pulire, oh. Vieni a vedere, Luca, guarda. Vieni a vedere. Senti che umido qui dentro, guarda. Guarda che bucio. Tutti i buci, vedi, veniva giù l'acqua dappertutto qui. Porca miseria, non c'è più niente. Lo sai che c'è una notizia su internet, no? Sicuramente è falsa. Lì, sicuramente è falsa sta notizia, no? Che 100 lire vale 1000 euro adesso. Chi è che ce l'ha? sì, allora qui vale 1000 euro. Ti conviene a piale, così con 1000 euro ci famo qualche altra produzione no, video. No, però chi è che te la compra? Chi te la compra? Solo un matto. Lo vedi qua che c'è il buco qua? Che sì, sì. L'acqua così che ha sfondato. Esatto, ci ha fatto una marmitta. C'è stato pure zio Mario, oh. Luca, oh, ci ha creato una marmitta, oh. Una marmitta qui. A forza di andare giù l'acqua. Ma con chi? Tu pensa quanta acqua che veniva giù. Senti qua, fino a poco tempo fa chi? Senti un po' il poroso qui. Chi andava giù l'acqua? Zio Mario. Se sarà fermato tutto il flusso d'acqua nel 2018, come le falde acquifere là a Castelfidardo. Lo sai che le curve della stazione non butta più? Ho visto il video. Si è fermato il flusso. Allora, anche qui veniva giù allora l'acqua, vedi? Veniva giù qui, ha formato, guarda, il percorso dell'acqua veniva giù lì, sì. Ha formato un buco e poi qui andava giù in continuazione, vedi? Sì, sì. Tutt'acqua era qui, tutt'acqua. Questo come fa ancora? È finto? No, ce l'hanno emeso da recente. Perché questo è un fiore grasso, anche se non gli dai l'acqua per tanto tempo rimane. Invece questi qua, fiori che si mantiene, ma è un macello questi fiori. No, i fiori secchi, ma non vale niente. Quindi allora il Luca, santo veniva sempre qua. Il beato Giolo proprio. Il beato Giolo da Sellano ci campava, beveva, si abbeverava e lodava a Dio, ringraziando Dio per l'acqua, per le risorse del pianeta. Pensa comunque che roba. Questa cosa che abbiamo vissuto oggi qui, a parte che ti ho detto, abbiamo fatto un sacco di chilometri, l'itinerario sta 5 minuti, visto che ho messo venire su. Sì. È stato piccolo in confronto, no? Alla strada che abbiamo fatto con la macchina, però è una cosa incredibile abbiamo vissuto. È vero. Il ritrovamento della pietra di Bismarck. Allora, chi c'era 800, chi è campato 850 anni fa? San Francesco. E il beato Giolo era contemporaneo. Era contemporaneo a San Francesco e abitava in una grotta tipo quella di San Francesco che si è fermato a San Vicino. Quella grotta quella, lì. Perché pure quella era tipo sì, piccoletta, tipo questa. E c'era una falda acquifera lì. Sì, sì. C'era una sorgente. E il beato Giolo ha vissuto in una sorgente. Quindi facciamo un padre nostro affinché Dio facesse piove. Bravo Dani, bravo, bravo. Vai, padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Allora, meditiamo sul fatto di questa vellutina umida e qui tutto poroso ancora, deve essere che ha sgorgato fino a un annetto fa. Vedi? Io voglio dire, come faceva 800 anni fa una persona a vivere qui proprio stabilmente? Beh, l'acqua ce l'aveva, il magnà? C'aveva ancora gli animali. C'erano gli animali quella volta ad essere nei boschi. Sì, guarda, non c'è più niente. Guarda, è un burro. Poi il muro ce l'hanno fatto nel secolo, adesso, nel Novecento. Certo, non c'era il ferro c'era laggiù. C'era il ferro, c'era la paglia lì, metteva, e dormiva lì. Tu pensa che roba.
vicino all'acqua. Poi è morto qui. È morto qui perché dopo, quando è morto, l'hanno portato gli abitanti di questi paesi, che quella volta erano tutti abitati, l'hanno portato prima nella chiesa dei Ottaggi, lo siamo passati prima, poi adesso a Sellano, nella chiesa principale. Se lo contendevano, come ho letto sotto, se lo contendevano, è solo che c'è stata tutta la nebbia, quella volta, no? È venuta la nebbia, e il sentiero è stato reso visibile solo agli abitanti di Sellano, e quindi voleva dire che il corpo doveva andare a finire a Sellano e non negli altri paesi. Quindi è stato un miracolo. È un miracolo, sì. La vita dei santi è tutto un miracolo. E poi anche la pietra di Bismara, io mi sono meravigliato, a forma di cuore. Proprio oggi che me ne parlavi, è una cosa impossibile. E poi la corona, quella a colori, ma te quella che ti piace più? La corona io me l'ho persa in un monte. Io me l'ho persa in un monte. Questa lì, fatta a colori così. Che roba. Adesso l'ho ritrovata in un altro monte. Eh sì. Pensa tu. Io mi meraviglio, tanto Luca. Tanto te le lasci nei posti perché la gente le prenda le corone, sì, no? Sì. E così questa qui ce l'ha messa qualcuno, perché per qualcuno che gli è stato qui al quadro non gli serve la corona. Il re, guarda. L'hanno messa qui affinché qualcuno il che gli serve la corona. Universo. Guarda, c'ha la corona, vedi, se ci vedi bene. C'ha inciso. C'ha una specie di corona. Il re dell'universo. Qualcuno ce l'ha messa affinché uno che gli serve la poteva pia. Certo, guarda. Lì si vede tutto poroso, lì veniva giù una cascata. Qua tutte gocce, lì tutte sorgenti. Un fiume proprio. Vedi lì tutte sorgenti, vedi chi ha scavato l'acqua? Sì, sì. Qui si è formata un turbine d'acqua, un altro turbine d'acqua più grosso. La vasca si lavava qui. Vedi come faceva? Veniva giù da lì. Da lì ha bucato qua e è andata lì. Sì. Tanto da lì veniva. Quindi per bucare una roccia ci vuole secoli d'acqua, Chi ha scolato secoli, per secoli? Tu pensa che roba. Il Padre Eterno, che potenza. Infatti. Come fai a non credere? Guarda, come fai a non credere al Padre Eterno? Guarda che roba. Guarda cosa ha fatto. Sì. Non era una cosa impossibile da fare. L'uomo non può fare questo. No, impossibile. Bravo. Il Beato Giolo. Porca miseria, potevi fare altre navi? Allerta, vento forte. È troppo alto. Guarda tu, non si riesce nemmeno a intravedere la grotta. Adesso sto facendo un video di ripresa per l'inizio, no? Per la presentazione. Guarda là, pare un quadro là. È vero. Luca, lo vedi? Lo sento, più che altro. Dai, lo vedo. Tocca gli alberi, no? No. Guarda quanto siamo minuscoli, microscopici. Io non lo vedo proprio. È là. Ah, sì. Guarda, solo quando ti avvicini ti cambia il vento. È vero. Guarda che roba.
una miseria, guarda dove sta. Apposta, adesso faccio l'ultima ripresa che viene verso di noi. Oh porca miseria, un uccello l'ha acchiappato. Sei visto? Sei visto, sì. Luca, si vede? Saluta Luca! Aspetta, allora fammi un saluto. Occhio la pianta. Para Luca, Luca, guarda! Oh! Saluta! Sì! Aspetta, aspetta! Aspetta, Lucentro! Sì! Vai! Questa è la finale. Guarda lì come si è allontanato. A posto lui. Guarda, adesso lo faccio venire oltre e poi faccio l'atterraggio. Sì. Andata bene, dai. Sì. Poteva andare peggio. Mi dispiace per tua che è cascato giù e le ali ha acchiappato un tel l'erba, però era peggio dei sassi. No, no, ma quando si piglia nell'erba non si fa niente. Lo so. Io perché ho paura a farlo. Così, siccome il grande Andrea Garbini, il fondatore di Risparmio Virtuoso, vede solo l'inizio e la fine dei video. Pure la fine? O la fine o l'inizio o la fine, perché c'è delle presentazioni, capito? Ci metto tutti i pezzetti del video. Sì. Allora all'inizio vede tutto e non c'è bisogno che si disturba a vedere tutto. Certo. Proprio fa volare la città. Al camerino. Bravo, bravo. Cosa possiamo dire di quella pietra di Bismara dentro la roccia e tutte se sorgenti che era dentro questa grotta? Lì, quella era una cascata che andava giù l'acqua. Qui, sì, certo, dove lo scolo. Noi c'era una cascata. Lo scolo dell'acqua. E in più le nevi che faceva. Cioè pensiamo alle nevi, che noi non siamo più abituati della neve. Può essere che boccava pure dentro la neve lì. Qui tanto anche da quando nevicava, capito, forte, che all'avvento boccava dentro. Tu pensa al freddo che ci avrà avuto, come se sarà coperto, con quali stracci si copriva, forse con la pelle di asino. Cosa faceva, ne sapevo noi lì dentro. Come? Faceva il fuoco lì dentro, lì. Può essere. Quanto avrà tribulato? Oh, pia qua c'è più mare, guarda che roba. È vero, infatti me... Non è possibile. La pietra non me credevo mai, è una pietra bellissima questa, guarda. È una pietra bellissima. Quindi con l'acqua, quando c'era la luna... Perché dopo un mese, se l'energia ci vuole l'acqua e la notte per ricaricarsi. Questi però lo dice i più grandi maestri indiani, non è quello di cui. I maestri nel senso di uomini illuminati dall'Eterno.
Arrando un bel arriato, l'astuccio. Ma forse perché c'è quei cosi là per il cellulare, capito? I ricevitori. Ah, può essere, guarda lassù. Nell'era del santo non c'era internet. Non c'era niente. 800 anni fa cosa c'era? Però questo somiglia per l'altro eremo, che era quasi statico, dopo tipo, era fatto così e sotto c'era l'acqua, mi pare. Sì, vero? Sì, ti ricordi Luca? No. Eremo che c'era l'acqua. No. Era una cosa grotta fatta così, però non che dovevi salire così. Ah. Ah, ci voglio andare un'altra volta, che ci voglio venire un'altra volta qui dentro. E no, miseo. Quanto è fresco qui dentro. Vedi, la mosca si gira intorno lì perché sente l'umidità. Sente il fresco? Ormai qua chi ci viene? Nessuno. Infatti. Nessuno. È tutto abbandonato, tranne che qualcuno del posto che c'è un fiore. C'è un fiore fresco qui. Chi ce l'ha messo sarà un fiore fresco? Sarà di un mese, non sarà. Sì. Pensa che roba. Tocca stringere il ferro. No, no. Sì, sì, aspetta, stretto. Larga. Attento, non ti fa male. Ecco. Le felci, pensa un po'. Chissà quanto era grandi quella volta che c'era l'acqua. Le felci. Dopo, qual è quell'altro eremo che dicevi? Ti ricordi come si chiamava? Santo Giolo. No, no. Però era tipo fatto così. Raffigura la Madonnina, guarda, con Gesù bambino, guarda. Sì, c'era un muro fatto degli anni 90 che avevano ricostruito. Vedi il rosario, 850 anni fa recitava rosario. E la Madonnina, può vedi. È nato Bernardo da Quinta Valle? Può essere. Quello dei 20 euro. Mi pare. E dopo tu sei andato sotto. Sì. A vedere che se c'era l'acqua. Guarda come sculava l'acqua sì, là sopra. Allora quello, sì. Chi sculava l'acqua dappertutto? C'è niente da fa. Una muia, dai, è un peccato. Sì, tanto bevo. Abbiamo fatto 300 km andata e ritorno per arrivare in questa grotta. Sì. Pensa. Per questo obiettivo è arte che ci ha prefissato Andrea un anno fa. Adesso con questo qui abbiamo fatto tutti gli obiettivi ERT. Guarda qui. Con questo qui abbiamo chiuso gli obiettivi ERT del 2020. Praticamente con 7 mesi di ritardo. Ah. Sì. Sì. Vabbè. Dopo meglio tardi che mai. Sì, beh. Infatti. Io ero molto felice e contento. Andavo via soddisfatto se qui c'era l'acqua. Se qui c'era la pozza lì d'acqua. Almeno un po'. E che veniva giù. Che veniva giù dalla parete che traspirava. Sì. E la fonte del santo là che c'era l'acqua. Sì, invece purtroppo. Invece tutto secco. Vai via scontento. Sì. Infelice. Sì. Infelice e insoddisfatto. Mm. Io voglio sapere, sta radice qui, no? Di che albero è? De quello. Di quello lì? Sì, di quella serpe. Che viene oltre a chi? Ha scavato la roccia. Pensa a te. Fratelli alberi e potenti. La madre natura è potentissima. Miliardi e miliardi di anni. Ci rendiamo conto che la mamma terra assorbe tutto l'inquinamento dell'uomo continuamente nelle fogne? Sì. Che un tempo le fogne non c'erano nelle case rurali. Scaricava la cacca e la piscia nei campi che faceva da concime. Non c'era i detersivi chimici. No. Non c'era niente di sostanze chimiche. Adesso invece da 70 anni a sta parte c'è le fognature, le canalizzazioni forzate artificiali con tutta la carta igienica
e gli agenti chimici. Quella volta i pagni li lavavano nel sapò. Il sapò lo producevano i loro stessi col maiale, poi come facevano lo so. E poi senza plastica, maiale. Senza materiale plastico. Una volta la gente poi campava di più, perché mangiava la roba buona nei campi, quello delle bestie. Non c'era tutte le malattie che aveva. Non c'era tutte le malattie che c'aveva. Adesso è uno sfascio totale. Perché è tutto chimico, tutto modificato geneticamente. E poi anche i ca, tutti mischiati, mescolati, i ca, non c'è più una razza vera, cioè ce n'è alcune razze vere, però la maggior parte è stati accoppiati con altri ca, di razze diverse, proprio completamente diverse, è un miscuglio, un brodo. Infatti ce n'è 50.000 tipi ad ca, tutti diversi. Sì, quindi l'uomo ha modificato tutto, ha sconvolto il pianeta, con la sua superbia. E allora veni in questi posti che invece ti riporta al passato, 800 anni fa, al Medioevo. Senti proprio un'energia quando sei in questi posti. È vero. E poi hai trovato una pietra prima di 8 miliardi d'anni fa. 8 miliardi, dalla formazione del pianeta. 8 milioni, prima hai detto 8 milioni. No, allora, tutto 6 miliardi d'anni fa si è formato, ma era 8 miliardi che c'era. Quindi la pietra di 8 miliardi di anni fa. Il pianeta prima era tutt'acqua. Sì. Quando ha formato la Pangea, Dio, già c'aveva già 2 miliardi d'anni. Pensa a Dio. Quindi 8 miliardi d'anni quel sasso che ha trovato prima. 8 miliardi di anni? Non c'è segreto. Un sasso, guarda che quello è importantissimo, quel sasso lì. È un fossile quel sasso. Sì. Non c'è segreto. È prima della preistoria. Da quando si è formato il pianeta proprio? La Terra, quando Dio ha dato il comando da formare la Terra. Non c'è segreto. Guarda un po' cosa ho trovato, che cosa ho visto, guarda un po' lassù. Lassù, vedi? Si è formato il calcio dell'acqua. Allora lì pure buttava l'acqua. Guarda un po' il calcio, vedi il bianco? Perché pure lì c'era una cascata, guarda. Pure lì? È un po' un buco? Sì. Un buco lì, Certo, ha forato l'acqua. Ha forato l'acqua la roccia. Eccolo qua. 8 miliardi di anni, pensa, guarda lì che roba, spettacolare, è pure lucido, il pianeta, è lucido, sì, è lucido, certo, come il diamante, Non vorrei andare via più da qui, guarda, però peccato che manca l'acqua, dobbiamo andare via, senza acqua non potremo vivere, non possiamo sopravvivere senza acqua. Invece una volta il santo si viveva qui perché c'era l'acqua. C'erano i fiumi d'acqua. Poi questi fiumi hanno durato per migliaia d'anni, Migliaia d'anni. Aspettato proprio adesso che ci siamo venuti no per seccarsi del tutto. Sì. C'è il fratello vento, i fratelli alberi oggi. Manca sorella acqua. Se no c'è fratello sole, c'è tutto, c'è. Tu guarda quanto tempo è che sto albero non pia acqua, guarda. È secco. Secco al massimo. Sì, sì. Eppure, è marcio, È fradio, Senti un po'. Se no non si muoia. Eppure c'è le foglie, guarda. Infatti, fiorisce. Ciao Sangiolo. Grotta del Beato Giolo. Pure il cancello ce n'è fatto. Sì. Guarda qua pure, L'acqua che veniva giù. Sì, perché le nevi lassù si sciuglievano. Si sciuglievano tutto un continuo. Sì. Perché nevicava tutto un continuo una volta. Cos'è un mastello del zio Rico? Dov'è? L'hai notato? Sì. Ma là perché non vedi qua? Perché c'era una cascata lì, no? Là? No. Tutto è possibile. Tutto è possibile, capirai. Fino a 30-40 anni fa, chissà quante cascate c'era. Vedi qua che la roccia blu, questa
Ma anche qua vedi i buchi, tutto poroso. Però dentro la grotta soprattutto. Quindi i santi non erano stupidi. Anzi, andavano nei luoghi che c'era sempre l'acqua. E penso fino ad ora ne muoviste parecchie queste grotte, come diceva prima. Tutte porose, guarda caso. San Francesco, e Beato Bernardo. Oh, sì. Qua tutti risalgono tutti a quel periodo lì, 800 anni fa. Sì, nel 200, 200-300. Sarebbe bello essere nato in quegli anni lì. Infatti. Mi sembra impossibile che già abbiamo finito l'opera. Abbiamo terminato il lavoro e questo obiettivo. Mi sembra impossibile perché dopo un anno di attesa ci è voluto tantissimo viaggio per arrivare qui. Sì. Siamo in Umbria. San Giolo. C'è gente, C'è gente. Sento le voci. Ci vuole la sua. Cos'è, i Boy Scout? Boy Scout, Luca. Però vanno giù, non vanno dal santo. No, no, infatti. Ma quello sta parlando. Viene là da quella strada la frecciata. Ah sì? Sì, dove abbiamo lasciato la macchina proseguendo, viene da quello là. Però non va né dal santo, deve essere che noi l'ha detto nessuno, non lo sa né del santo. Non lo sa, qua c'è scritto però. Ma i ragazzetti di oggi, la nuova gioventù, non gli frega niente di nessuno. Nessun, de nessun santo. C'è il vicino di casa mia, c'ha 15 anni, 16 anni, ha preso la cresima, quant'è, qualche mese fa. Ieri nell'arco di un minuto avrà detto 30 bestemmie addio alla Madonna. Con la madre, I ragazzi di oggi basta che mangiano, bevono, hanno fatto tutto. Tutto vai di quella madre, perché? C'era la madre presente, le bestemmie tutt'una. Ma proprio degrada, capito? Degrada l'anima tutte queste bestemmie. C'era un albero gigantesco qui. Chi? L'acqua. Per l'acqua non c'è più per niente. Tutto secco. Questa era la fonte che aveva fatto scaturire il santo, penso. Dalla roccia. Non c'è più niente, adesso non c'è più i santi capaci di far scaturire l'acqua dalle rocce. Non c'è più niente. Non c'è più niente, alla fine. Sì, infatti. Peccato andare via dal suo posto, perché è bellissimo. Questo alberello qui con il presepio. San Benedetto, monaci e eremiti, arcidiocesi di Spoleto Norcia. Questa missione è finita, breve ma significativa, il Santo Giore
Giolo, Santo Giolo, perché non l'ho mai sentito a dire, allora mi confondo pure a dir nome. Santo Giolo. Abbiamo portato a termine in poco tempo questa missione dataci dal fondatore di Risparmio Virtuoso, Andrea Garbini, che salutiamo de cuore. La grotta Eremo del Beato Giolo a Sellano, a Forfi di Sellano, ai confini con Foligno. Quindi a posto. I progetti EART di queste zone l'abbiamo conclusi. Perlomeno ci sembrano conclusi. Dopo se il fondatore ci dà qualche altro obiettivo, lo porteremo a termine. Esatto. Abbiamo trovato un sasso di miliardi di anni. La pietra di Bismara. 8 miliardi di anni, a forma di cuore. Pensa tu, guarda caso a forma di cuore. E poi pure il colore, Sì. Rossiccio. Guarda, noi oggi c'è la maglietta di Luca, che c'è il cuore del Risparmio Virtuoso e il cuore di EART. Più c'è Dani che ha trovato il cuore della pietra di Bismara e io ho il cuore, I love Gesù, ti amo Gesù. Guarda un po'. Tutti i cuori. Quando te dici ti amo Gesù, significa ti amo pianeta Terra. Perché Gesù è Dio che ha creato il pianeta Terra e tutto quello che esiste. Quindi ringraziamo a Dio Padre Onnipotente e al fondatore del Risparmio Virtuoso che ci ha permesso di fare questa nuova produzione video. Esatto. Tenete bene a mente questo canale EART. Iscrivetevi in tanti in modo che possiamo continuare questo progetto. Oggi in via eccezionale con Dani. Portato a termine l'obiettivo, dai. È un bellissimo progetto, un grande progetto. Esatto, sì. Se metti caso, eventualmente, Dani, può succedere che altre volte, se famo qualche altra cosa, se lui vuole essere presente, certo. Sempre se lo permette il fondatore, noi siamo contenti di accoglierlo. Certo. Fine. Fine. Fine.